Eccolo il momento del trionfo dello Sporting Forte dei Marmi che, battendo 4-0 il Filecchio, si aggiudica la Coppa Provinciale di Terza Categoria 2014-2015 e riceve dalle mani del delegato provinciale della FIGC Giorgio Merlini il trofeo che va ad arricchire la bacheca della società Forte Marmina. Ma il risultato non deve trarre in inganno, perché la finalissima, e lo testimonia il fatto che si è decisa ai supplementari, è stata incerta e per lunghi tratti equilibrata, almeno fino al 90°. Anzi, nel primo tempo il Filecchio, sceso in campo con qualche assenza pesante, è stata la squadra più pericolosa, colpendo per ben due volte i legni della porta di Tarabella con il vivace, ma impreciso ed anche sfortunato, Massimo Cardosi. Nella ripresa lo Sporting è salito in cattedra, anche grazie all'inserimento di Menchini, e ha sfiorato a sua volta la rete con Bertozzi, ma il tiro si stampa sul palo. Passini di testa prova ad impensierire Tarabella, ma il risultato non si sblocca. Si va ai supplementari, dove lo Sporting passa quasi subito grazie ad uno spunto di Belli che infila Franceschini. Da lì in avanti il Filecchio si disunisce, per i neroazzurri è abbastanza facile straripare anche nel punteggio, con Leonardi appena entrato in campo che diventa il mattatore della giornata, addirittura con una tripletta. Finisce così con il trionfo della squadra di Carducci, che accede alla fase regionale della manifestazione. Onore delle armi però al Filecchio, che rimane pur sempre una matricola, che sta disputando complessivamente un'ottima stagione. Yeah.